Secondo la legge 441 del 1982, gli eletti nei consigli sono tenuti a depositare negli uffici di segreteria tutte le informazioni relative al loro reddito entro il 31 gennaio. Alla scadenza del termine, la stragrande maggioranza dei consiglieri della provincia di Pescara è risultata inadempiente. La notizia, diffusa dagli organi di stampa, ha provocato la reazione dei consiglieri del centrodestra Berghella e Teodoro. Qui c'è stata l'attenzione della magistratura sui concorsi, l'attenzione della magistratura sulla Mare Monti, ci sono cose, ripeto, molto importanti e poi si va a parlare, sai, 48 ore prima, 72 ore dopo, non ha consegnato quel consigliere o quell'altro consigliere il 7:40, cosa che è stato sempre fatto, è stato fatto con il ritardo di qualche giorno, questa volta perché nessuno ci aveva avvisato. E comunque non è questa la materia del contendere oppure dell'essere trasparente in politica, ma le materie sono ben altre. Ma comunque, da come è comparsa questa notizia sui giornali, addirittura qualcuno mi ha detto: ma sai, Vincenzo, ma tu non hai mai consegnato il 7:40, ti sei quest'anno non hai fatto il 7:40, insomma. Secondo Pier Nicola Teodoro, ai cittadini non interessano queste informazioni. Gli elettori pretendono servizi migliori e comportamenti impeccabili. Non vorrei, dice Teodoro, che qualcuno avesse lo scopo di distogliere l'attenzione dai temi caldi che riguardano il Palazzo di Provincia. Al termine della conferenza stampa, Teodoro, che è anche consigliere circoscrizionale a Pescara, ha comunicato di aver presentato un esposto al prefetto e al procuratore della Repubblica di Pescara per la riapertura della sede circoscrizionale 1 di via Rubicone. Gli abitanti della zona sono prevalentemente anziani ed è complicatissimo per loro raggiungere la sede di Piazza Grue, dove li riceviamo attualmente accogliendo le loro segnalazioni e necessità.